Oltre 2.100 i partecipanti che hanno dato vita ieri a Salerno alla 18ª edizione della manifestazione Pedalando per la città. Un successo di pubblico e partecipanti quindi per la manifestazione organizzata dall'Associazione Amici del Sacro Cuore, presieduta da Fra Vittorio Celentano, da Enzo Autuori e da Padre Antonio Danise, parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, voluta per riapproparsi degli spazi cittadini e per far apprezzare con una tranquilla pedalata la città di Salerno, liberata dalle autovetture. Il percorso infatti è stato chiuso al traffico veicolare per l'intera durata e la lunga carovana ha potuto inondare in tranquillità le principali strade cittadine, supportata dai radioamatori dell'era, dai mezzi di soccorso amico e della polizia municipale, dai City Angels e dai nonni in divisa. E a sottolineare il successo della manifestazione ciclistica, il dirigente dell'ospedale salernitano Ruggi d'Aragona, Attilio Bianchi, ha preannunciato un concreto sostegno per la prossima edizione. Abbiamo incrementato del 30% il numero dei ciclisti, ha sottolineato Enzo Autuori, soddisfatto della riuscita della manifestazione, e con uno sguardo già alla prossima edizione ha annunciato che alla manifestazione sarà abbinato un concorso di pittura estemporanea sul ciclismo ed il disegno vincitore diventerà il logo della pedalata. Autuori ha voluto inoltre ricordare che fin dalla prima edizione Pedalando in città affianca la campagna di sensibilizzazione della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, impegnata in tante manifestazioni nazionali per la diffusione dell'utilizzo quotidiano delle due ruote.